Salut tout le monde! Allora, oggi ci preoccupiamo degli articoli contratti, che in italiano sono le preposizioni articolate. Spero sappiate tutti la differenza italiana tra preposizioni semplici ed articolate. Le preposizioni semplici sono le famose di, a, da, eccetera, eccetera, in, con, su, per, tra, fra. Quelle articolate sono queste stesse preposizioni semplici a cui aggiungiamo degli articoli. Per esempio, su più il diventa sul, preposizione articolata. La preposizione semplice in più la diventerà nella, preposizione articolata e così via. Quello che ci andiamo a chiedere, perché in italiano sono veramente molte, è se in francese saranno più o meno rispetto a quelle italiane. Andiamo a vedere. Allora, cominciamo. In italiano si originano a partire da tutte le preposizioni semplici. Se non tutte, poche sono quelle a cui non accade. Le facciamo a partire da di, da, in, con, anche se poche, su e basta, per queste qui. Ok? Quindi le facciamo a partire da 5. In francese, invece, siamo già più fortunati perché le preposizioni da cui partono sono soltanto due. Noi 5, loro 2. Quali saranno? Come per noi a. E come per noi di. Quindi da e da di. Cominciamo a vedere quelle che si originano a partire da a. A in francese corrisponde alla nostra preposizione italiana a. D'accordo? Di a. Vado a casa, quella lì. Allora, quali sono quelle che si originano? In italiano sono al, allo. In francese o. Si pronuncia o. Poi abbiamo al con l'apostrofo. In francese a è l'apostrophe, quindi è molto simile. In italiano abbiamo alla e in francese abbiamo a la, staccato, sia qui che qui. In italiano abbiamo agli, ai, alle e in francese abbiamo o. Quindi o, a è l'apostrophe, alla, o. Vediamo degli esempi. Vado in chiesa, diremmo noi. In francese si dice vado alla chiesa. Sarà je vais à l'église. Perché église inizia con una vocale, quindi dovrò apostrofare. Vai al cinema, maschile. Tu vas au cinéma. Ha male alla gamba. Il a mal à la jambe. Avete male agli occhi. Quindi plurale, lo vediamo dalla X che sta qui dagli occhi. Le parole che finiscono con la S o con la X sono pressoché sempre plurali. Vous avez mal aux yeux. Ok? Quindi, à l'apostrophe, o, à la, o. Eh sì, prova tu. Abbiamo detto che per il maschile io userò o. Per le parole che iniziano con una vocale, se sono singolari, a è l'apostrophe, per il femminile, alla, e per il plurale, o. La pronuncia è la stessa del maschile singolare, ma la scrittura è diversa, qui abbiamo una X. Allora, noi andiamo allo stadio, nous allons au stade, maschile. Essi vanno farmacia, farmacia femminile, ils vont à la pharmacie. Corro ai grandi magazzini. Vedete che c'è la S, ci fa capire che è plurale. Quindi, je cours au, con la X, grand magasin. On va au hôpital. Allora, hôpital inizia con una H, ma la H è muta, quindi è come se non ci fosse. Perciò è come se iniziasse nella realtà con la O, tanto è vero che quando pronunciate voi fate una O, hôpital, non hôpital. Questo significa che andrà apostrofato. On va all'hôpital. Quindi, facciamo un breve riassuntino. Quello che in italiano è allo, in francese si traduce con o. Quello che in francese è al con l'apostrofo, in francese si traduce con a e l'apostrofo. Alla si tradurrà con a, la, e tutti i plurali hanno una sola forma, o. Quindi, sono di più in italiano e in francese. Ovviamente, vedrete già in italiano. Ok? Andiamo avanti e scopriamo quelle con de. Quindi a partire da de,
Do in francese ha un doppio significato italiano, perché vuol dire sia di che da. Quindi le preposizioni articolate che noi andremo a scoprire sono quelle che derivano sia da di, come del, dello, dei, degli, che da da, del, dal, dallo, dalla, dagli. Ora, già questa è una buona notizia perché vuol dire che non avete imparato la metà. Do, per dire del, dello, dal, dallo si dice du. Quindi una sola forma che viene traduce quattro, italiane. Per dire del con l'apostrofo, de e l'apostrofe, per dire della, avrete già visto dall'altro, è molto simile all'italiano, ma è staccato de la, quindi salta una L. Per dire tutti i plurali abbiamo una sola forma ed è de. Du, de e l'apostrofe, de la, de. Andiamo a fare degli esempi. Il nome del professore è Cupone, il nome del du. La preside della scuola è Madame Bianchi. Le proviseur de l'école, l'école comincia con una vocale, è Madame Bianchi. Il libro della biblioteca, le livre de la bibliothèque. L'era dei dinosauri, l'ère des dinosaures. Ok? Perché è plurale, quindi abbiamo una sola forma. Quindi andiamo a vedere lo schema riassuntivo. Noi abbiamo du, che ci traduce l'italiano del dello dal dallo, du l'apostrofo che traduce del con l'apostrofo o dal con l'apostrofo, du la che ci traduce della e dalla, e de che ci traduce dei, degli, delle, ma anche dai, dagli, dalle. Quindi anche in questo caso sono molti più quelli italiani che quelli francesi. Provate voi. Allora, per il maschile singolare abbiamo detto du. Se una parola inizia con una vocale, du è l'apostrophe. Se è femminile, de la. E se è plurale, de, come l'articolo. Ok? Vediamo. J'écoute musique classique. Alors, la musique, femminile, quindi sarà de la musique. Ok? C'est la porte, cinéma. È la porta del cinema. Cinema maschile, du. C'est la classe élève de 6e A. È la classe degli alunni della prima A. Vedete che élève ha una S, ci fa capire che è plurale, quindi sarà de. Où est le secrétariat université? Dov'è la segreteria dell'università? Università inizia per vocale, de e l'apostrophe. On visite le jardin plante. Visitiamo il giardino delle piante. Anche qui abbiamo la nostra S che ci fa capire il plurale e quindi de. Quindi andiamo a vedere come schema finale riassuntivo di tutto. Quali sono questi articoli contratti? Abbiamo detto che dipendono da due preposizioni. La prima è a partire dalla preposizione a. E come forma noi abbiamo o, a è l'apostrofe, alla per i femminili o con la x per i plurali. Invece, a partire dalla preposizione de, noi avremo du per i maschili. De è l'apostrofe per quelli che iniziano con la vocale, de la per i femminili e de per i plurali. Allora, io spero che questa cosa vi sia chiara, vi lascio con gli esercizi e col questionario e noi ci vediamo per la prossima lezione.